Eccoci qua. Allora, signori, hanno snellito molto, diciamo, il character creation perché, appunto, c'erano dei problemi, insomma, importanti di drop FPS anche nel menu di Star Citizen. Quindi avremo semplicemente nella 4.0, molto semplicemente, la scelta di maschio o femmina. Ecco, abbiamo rimosso completamente tutto quello che riguarda barba, capelli, tatuaggi, tutto quello che riguardava, insomma, ecco, cose strane che si possono fare, ecco, diciamo, dei punti del viso, e qui si può vedere appunto anche una nuova armatura. Quindi ecco, diciamo che anche per accontentare il buon Dark Falco, che sarà sicuramente in ascolto, e dai feedback che ha inviato privatamente alla CIG, ci sarà la scelta di maschio e femmina, appunto. Quindi sceglieremo maschio o femmina. Non hanno pensato ovviamente tutto alla parte della comunità LGBT+, perché in questo momento della storia del 2954 non era ancora, diciamo, vabbè, è inutile che dica delle cose perché altrimenti diciamo no. Quindi andiamo avanti, quindi selezioniamo ovviamente il maschio, potete vedere, ecco, vi faccio vedere maschio o femmina, insomma, molto semplicemente. Allora, andiamo a scegliere il maschio. Eccoci qua. Bene, adesso non fate molto, ecco, questi sono ovviamente delle anteprime di loading, non fate caso a Quanga lì, il titolo, ecco, messo così, diciamo, che è un test interno, appunto, Q sta per Quest, A per Answer, N sta per, non lo so, G per sono stanco di andare a lavoro, cazzo, non ne posso più di fare 10 ore ininterrotte per questo titolo scam del cazzo. Bestemmio, guarda. E A sta per Abo, non so quando uscirà. Bene, allora, stiamo caricando le aree, vedete, qui siamo ovviamente nel nuovo server meshing, appunto, dei server, che potete notare anche qui in alto, dove non c'è nessun server meshing perché si è deciso, appunto, di abilitare la modalità offline. Modalità offline che finalmente è riservata solo per ovviamente chi spenderà dai 25 ai 35 mila euro sullo Splash Store. Quindi questa è un'anteprima di una future importantissima, dove non avrai cagacazzi che ti vengono a rovinare il gioco. Bene, quindi appunto proseguiamo con la nostra reveal della 4.0, dove possiamo vedere anche questi, che il frame rate è rimasto sempre sui 15-25 fps. Ok, ecco appunto bug che si incastrano a destra, a sinistra, e eccola qua l'illuminazione dinamica della 4.0. Illuminazione che potete notare, insomma, dai riflessi anche degli asset, insomma, che notate qui sotto. Ecco, monitor ovviamente che sono in manutenzione come al solito, e piante, insomma, generative anche procedurali all'interno degli spazi porti. E ovviamente abbiamo anche la terza persona che è stata migliorata, appunto, con corsa e camminata, e tutto un sistema anche di quality of life per quanto riguarda i terminali di acquisto, finalmente le ricerche funzionano e sono state semplificate. Qui abbiamo anche la reception, dove si possono acquistare, diciamo, questi, un nuovo sistema di inventario, dove tu puoi acquistare i backpack, quindi lo zainetto, che acquistiamo subito, e con il tab possiamo trascinare tranquillamente sul nuovo sistema di inventario. Ecco, qui ci sono anche una serie di skill che possiamo sbloccare, quindi finalmente, insomma, ha senso anche punto. Aspetta, scusate, mi sono dimenticato di cambiare l'informazione sulla categoria. Mettiamo Star Citizen, ovviamente, perché stiamo parlando di quello.
E appunto, ecco, un sistema nuovo delle missioni, ma anche la nuova star map che finalmente possiamo anche notare la tridimensionalità proprio della proceduralità sui pianeti. Tutti questi punti che vedete, insomma, sono tutti punti di interesse che sono andati a creare. Questo è il sistema Nix che è in anteprima, insomma, appunto, che non sarà sulla 4.0, ma loro su questa build stanno testando, insomma, privatamente. E quindi, ecco, appunto, procediamo con il nostro tutorial iniziale. Allora, qui ci dice praticamente di prendere il backpack, l'abbiamo fatto, e di convertire il materiale in recycle. Quindi andiamo a prendere qui dalla signorina, insomma, una benda, e possiamo prendere anche ecco, nuovo sistema anche per quanto riguarda le cure, che non ci sono 13 meppen. Per quanto riguarda, insomma, la cura del personaggio, ma sarà molto più semplice. Quindi perdi sangue, bene, ti bendi un attimo la fascia. Hai un danno tier 1, tier 2, tier 3, bene, usi il medikit, basta, appunto. Ecco, non c'è tutto quel sistema avanzato che si è andato a creare negli anni, appunto, indietro, sì. Si va a resettare completamente. Ricordiamo che questa è una build di test, quindi quello che vedete, se vedete qualche piccolo bug, insomma, verrà sicuramente risolto entro pochi giorni, anzi entro pochi mesi prima, post del Citizen, perché sarà rilasciata entro quest'anno. Piccolo spoiler, appunto. Ma andiamo a vedere anche il sistema di respawn point che abbiamo qui, appunto, dove facciamo l'interazione. E finalmente un sistema molto più veloce, senza andare sul lettino, diciamo, sdraiarsi, fare tutta la parte del respawn e tutto quanto. Ottimo, ma adesso io vi faccio vedere anche per quanto riguarda tutto il sistema dei pianeti. Come potete vedere, anche le nuvole volumetriche 5.0 che sono andate a creare, che non sono più quello spray fatto con il Paint, ma finalmente ci sono delle texture, insomma, più avanzate. Il sole che ha un riflesso anche per quanto riguarda gli elementi del City, come potete notare. Ma andiamo assolutamente a vedere il nuovo sistema di tram che sono andate a creare, appunto, nel sistema Nix. Ok? Allora, vediamo un attimo, ovviamente cartelli finalmente che dicono 2H e funzionano. Ok? Vediamo un attimo. E allora, praticamente gli FPS sono rimasti, appunto, perché si tratta di una build ancora in fase di sviluppo. Di test, andiamo sui 10-15 FPS, insomma, ecco. All'esterno abbiamo questo drop sostanzialmente, ma questo lo abbiamo anche nella 3.24, insomma non cambierà più di molto. Ecco, il server meshing l'hanno rimosso completamente perché appunto era troppo complicato nel fare a livello, diciamo, tecnologico, e sono andati a creare una build totalmente offline. Appunto, ripeto che l'offline sarà disponibile per chi acquisterà almeno 25-35 mila dollari sul Pledge Store di navi, ovviamente. Navi che qui al momento io non vedo. Ecco, il nuovo sistema di tram, come potete vedere, funzionanti, dove non c'è nessun collision, quindi noi adesso prenderemo il bus. Eccolo qua. Il timer è stato sistemato, finalmente funziona regolarmente, 1 minuto 34. Come potete notare, anche si chiudono le porte e attenderemo, insomma, questo minutino. Allora, vediamo i primi feedback, insomma, di voi, che cosa ne pensate di questa build in anteprima. Allora, non è bruttissimo assolutamente. Non bestemmio, guarda. Qui si tratta semplicemente di ricreare il mondo
Davvero, anche vedete questo flickering dell'acqua? È perché ovviamente si tratta di una build inside, quindi tranquilli, quando uscirà la build completa verso dicembre o gennaio 2025, insomma dipende anche dalle tempistiche, insomma, di risoluzione dei problemi, si tratterà semplicemente di risolvere questo problema di flickering, insomma, ecco, con il path tracing, ecco, perché ci sono tutta una serie di opzioni che potete vedere. Finalmente, insomma, hanno aggiunto molte più opzioni, non delle solite cagate, insomma, di very high, like, qua delle nuvole, insomma, ci sono molte più opzioni. Quindi, per chi magari ha un computer datato con dual core, una RAM da 2 giga di RAM, potrà utilizzare, insomma, le impostazioni a low e funzionerà regolarmente. Ecco, qui potete notare questa, diciamo, ripetizione degli ambienti procedurali, e sono identici, quindi non si è andato più a creare quella dinamicità che si voleva andare a creare su ogni sistema, ma invece ricreeremo, hanno detto, ributteranno gli stessi asset che hanno fatto, sempre per semplificare, diciamo, lato sviluppo loro, il tutto. Bene. Allora, ecco, andiamo appunto sull'hangar, hangar personale che è stato migliorato, ovviamente anche il sistema di hangar. Andiamo a vederlo subito. Un attimo, come potete vedere, signori e signori, ah, non vi ho fatto vedere una novità assoluta. Finalmente hanno introdotto anche il sistema di jetpack. Ovviamente a consumo, quindi non lo potete, ecco, utilizzare all'infinito. Ecco, andiamo assolutamente a fare il retrieve della nostra nave. Ecco, porca mignotta, però qua non abbiamo soldi, signori e signorine. Niente, non possiamo acquistarlo perché purtroppo in questa build, insomma, non hanno utilizzato. Bisogna sudarseli questi dollari. Bene, leggiamo un attimo la chat, vediamo insomma le vostre prime impressioni. Sono come, io ho 4 giga di RAM, bastano? Sì, assolutamente. Potresti anche attivare, diciamo, tutto il path tracing della RTX 6090 quando uscirà, diciamo, ufficialmente questa patch, circa nel 2035, nel 2040, ecco. Vediamo il tram. Ah, ovviamente c'è anche tutto il nuovo sistema di personalizzazione del personaggio, dove per esempio per mettersi i baffi bisogna acquistare, diciamo, direttamente dallo shop. Come potete notare c'è sempre quello sbalzo, diciamo, di fisica, ecco, del personaggio sul sistema dei tram, però è migliorato tantissimo anche a livello grafico, signori e signori. Cioè, adesso voi vedete questi piccoli, diciamo, dettagli di flickering, eccetera, ma vi posso assicurare che abbiamo fatto un salto incredibile. Finalmente, devo dire. Non erano più al passo con i tempi, ecco. Ah, un'altra novità assoluta che forse questa può aiutare anche il buon Barabba di non smadonnare più, hanno rimosso completamente la Master Mode. Rimossa completamente, quindi siamo tornati alla vecchio sistema di volo, quello introdotto, diciamo, alla 3.15, 3.16, ecco, appunto. Mi sono accorto, insomma, che appunto c'era qualche problemino tecnico di questa introduzione, di questo sistema di volo, e appunto, ecco, anche per accontentare il buon contrammiraglio Barrabbia, perché insomma ovviamente c'è stata una lunga chiacchierata che è durata circa 13-14 ore con il signore della CIG, che appunto c'è stato questo scambio, insomma, di dialetto veneto, insomma,
Ma sì, dai, Candelostia, cosa ha fatto qua? Den, ma ti cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Vai in Mona anche ti, tutti qui, dei Acig, compreso San Cristiano Roberto. E appunto, ecco, vedete, ci sono anche problemi tecnici sui monitor ogni tanto, insomma, appunto, devono risolvere questi problemi. Sì, c'è stato proprio in Veneto, ecco. Vacca, ma miseria. Cioè, qua costa troppo, troppi soldi. Siamo poveri in Cristo qua. Nuovo sistema anche delle porte, come potete notare. Stazioni molte migliorate, devo dire. Sì, la conversazione Excore è stata proprio in Veneto. Del tipo, ma guarda qua, che sto rogo che magna schei a tutti qui, compreso che il povero Cristo de Alicos, che l'è lì che cosa combinano a fare su Twitch, insomma, eccetera. Poi, insomma, la chiacchierata è andata avanti e non vi ne non nego nel dirvi che, insomma, qualche cancro al buon Cristiano Roberto l'abbiamo mollato, insomma, perché anche lui, cioè, questo mi ha detto delle cose pazzesche, tra l'altro. Questo qua la mattina si sveglia, arriva a Manchester col caffeone, no? Super figa a fianco, e piatto di Granseola con baccalà veneto, per dire, no? E dice: signori, signori, mi sono svegliato questa notte e mi sono sognato di pensare di creare dei peli pubici. Quando la visuale in terza persona va ad avvicinarsi al personaggio, cioè, per dire, o un nuovo sistema praticamente di cambio delle mutande, dove tu svolti le mutande, le giri, quindi metti il marrone davanti e il giallo dietro, cioè una roba veramente incredibile. Cioè, stiamo parlando di un personaggio folle, folle. Esatto, guarda, Tisto Monaco pensa ancora che lo femo stabile sto gioco. Cioè, quei poveri cristi che hanno investito 650 milioni, speriamo di arrivare al miliardo, ce la prendiamo in saccoccia, saluti, arrivederci e vaffanculo, cioè, per dire, ecco. Ma allora, qui c'è l'hangar, però, ecco, il nuovo sistema anche di cargo hauling, che potete raccogliere le casse da 64 SKU, quindi potete notare, insomma, queste piccole future. Io però, cioè, ho sbagliato. Eh sì, beh, qualche problemino tecnico sulla scrittura, insomma, perché, attenzione, vi faccio notare che hanno anche tradotto finalmente il gioco in italiano, che è ancora tutto in fase di test, ovviamente, quindi non è molto tradotto, perché, come potete notare, non cambia assolutamente niente. Ma questo mi ha detto che è, insomma, una future in sviluppo. Sì, esatto, ricordiamo sempre che la 4.0 appunto non fa uscire dalla famosa alfa, ok, il gioco, quindi rimane in alfa, però insomma, diciamo, è il nuovo capitolo che Sig vuole, appunto, insomma, aprire. Potete notare anche il ciclo di notte e giorno, come è cambiato. Guardate anche questa future che hanno introdotto nel movimento della visuale, dove vengono raccolti tutti i singoli pixel per aumentare, diciamo, il frame rate, ecco, della scheda video. Ah, hanno tolto anche la possibilità di sedersi sulle sedie, finalmente.
più delle volte si cadeva, insomma. Quindi, come potete notare, anche il nuovo HUD, per quanto riguarda la scansione anche con H, ecco, hanno rimosso tutto il key binding. Devo dire che, vedete, tutta la parte, diciamo, di sofisticata di quanto riguarda il key binding si aggira circa 10 pagine, insomma. Quindi non c'è più da diventare scemi quando, insomma, devi aprire. Insomma, hanno risolto un bel po' di cose. Ah, devo dire che qui, ecco, come potete notare, questa è una stazione, appunto, aliena, dei Vandul. Ecco, appunto, Sacramento, ecco, questi insetti. Hanno aggiunto anche, finalmente, questi insetti. Ecco, Sacramento del Signore. Dentro qua. Aprite, ah, porca la puttana troia. Nessuno? Aprite le porte qui. Non si apre. Affanculo, affanculo, affanculo. I mostriciattoli, insomma, che potete anche raccogliere, poi li potete vendere. Un nuovo sistema anche, diciamo, di crafting che potete notare. Adesso magari lo vediamo. La Madonna, sono dei caini maledetti questi qua, Aspetta che scappo, perché curiamoci assolutamente, perché qua, signori e signorine, rischiamo la morte. Ecco, finalmente abbiamo anche questi eventi dinamici, appunto, dove vedremo queste stazioni, appunto, infettate da questi insetti. Forse ci lasciamo le penne. Noi siamo furbi, ci mettiamo qua. Morire, Noi abbiamo il kit medico. Come si fa qua? Piano piano ci stiamo Nuovo sistema, nuovo anche il HUD per quanto riguarda le missioni, i livelli finalmente del personaggio, signori. Sistema di livellamento. Sì, l'intelligenza artificiale sfrutta praticamente ChatGPT direttamente da Microsoft, perché Microsoft ha investito, diciamo, se vengono qui sì, mi incazzo, Porca di quella. Sì, appunto, dicevo che l'intelligenza artificiale, con un miglioramento, appunto, grazie all'investimento di Microsoft di circa 5 milioni sul gioco, perché arriverà anche su Game Pass e sulle console, appunto, la nuova Xbox Serie M, appunto, ecco, hanno introdotto ChatGPT per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, appunto, infatti. Voi potete dare proprio dei comandi vocali al vostro personaggio e eseguirà automaticamente, diciamo, qui il sistema di intelligenza artificiale ChatGPT. Ecco, come potete notare, anche il nuovo sistema Nix completo, Non so se nuova mappa stellare, ovviamente.
finalmente anche un sistema di ricerca che funziona. Potete notare i punti di interesse. Si possono visualizzare anche e filtrare i giocatori. Pio decimo sulla mappa. E niente, insomma. Appunto, ecco, potete notare anche tutta la tridimensionalità, insomma, che si è andata a creare sulla mappa, stile Starfield. Siamo lontani 900 km, signori e signorini. Viaggia velocemente il tram. La nuova fisica dell'acqua finalmente si può notare. Sistema di pesca. Ah, sistema anche di distruzione dell'ambiente. Questo qui non funziona ovviamente sul tram perché è una green zone. Cosa principale? Per fare un torto a un membro praticamente ex Solaris hanno rimosso anche la nave, com'è che si chiama? La... Oh signore Benedetto, aspetta che mi viene in mente, eh. Ecco, siamo già a livello 4. Eccoci qua. Vedete anche l'illuminazione path tracing, insomma, direttamente che muovendo la visuale si creano queste pozzanghere d'acqua. Questa assolutamente non ce l'ha nessun gioco, eh. Non mi venite a dire: ah, ma Cyberpunk 2077, il cazzo. Sì, ecco, appunto, dicevo, signori e signorine, che per fare un torto ad un membro ex Solaris hanno rimosso la Polaris. Hanno rimosso la Polaris perché quanto in troppo complicata nel creare l'ambientazione interna, anche per quanto riguarda poi l'ingegneria. Quindi, ecco, dispiace, insomma, ecco, di questa brutta notizia che vi devo dare, però la Polaris non uscirà. E ecco, come potete notare anche il nuovo shop per quanto riguarda, insomma, tutte le tute che si possono creare, cuffie per sentire meglio. Ecco, appunto, dicevo che si possono anche acquistare dei dettagli, insomma, del personaggio che andiamo subito a metterci. Quindi tipo i baffi, eccoli qua. E qua ci vengono creati in tempo reale, signori, i baffi sul personaggio. Personaggio che, devo dire, a livello di dettagli sono migliorati tantissimi, anche il sistema della tuta con questo backpack, diciamo, incredibile, tipo scolaretto, ma anche il sistema, appunto, nuovo del jetpack, come potete notare. Ecco, appunto, potete acquistare delle granate. No, purtroppo la Zeus l'hanno rimandata alla 3.20... No, scusami. La Zeus l'hanno rimandato alla 3.47. E ovviamente arriverà circa verso il 2026-2027, appunto. Ecco, insomma.
Infatti, la 4.0 probabilmente rimarrà una build così in alfa per circa ancora 10-12 anni, insomma, ecco. Purtroppo sì, ci sono stati dei problemi tecnici, licenziamenti strani, insomma, hanno perso metà del personale. Prima erano in 1100, ora sono rimasti in circa 520. Si stanno concentrando appunto su Squadron 42, che anche lì ci sono rumor da quello che mi ha detto, insomma, sempre il ragazzo sullo scambio di quelle 13-14 ore che abbiamo fatto di discussione su Discord, appunto mi ha detto chissà mai se faremo, se finiremo Squadron 42. Insomma, queste sono, ecco, vediamo un po', non lo so. Purtroppo. Ecco, come potete notare, anche i cappellini, insomma, militari della UE. Vedete? Ah, ascensori funzionati, guardate, eh? Sistema nuovo degli ascensori. Qui vabbè, non fateci caso, c'è un pannellino, piccoli bug, insomma. Vedete anche lo specchio? Eh? Il riflesso? Qui potete saltare, non cadete mica. Beh, devo dire che è rimasto comunque. Insomma, qualche problemino ancora sugli ascensori c'è. Però, insomma, con qualche trick strano. Forse. Possiamo andare a mano fino sopra. Come potete notare, c'è anche praticamente il nuovo sistema di permadeath. Ecco, questo è il caricamento, è sempre dell'OCS che si fanculo un attimino il lato server, però questo è da migliorare, insomma. E niente, ripeto, voglio arrivare sull'ascensore fino a signorina. Vedete anche nuovo sistema di missioni senza Mobiglas. Ah, il Mobiglas è stato proprio rimosso, eh? Sì, perché dava quei seri problemi, insomma, di obliquità, anche poi quando ti abbassi, insomma, c'è questo problema che alle volte non si vede correttamente il Mobiglas, quindi si è andato molto più a creare un sistema, ecco, vecchio stile. Ecco qua. Ecco appunto, dicevo, nuovo sistema di ascensori. Qua. Floor 2. Molto rapidi, come potete notare. Sistema di illuminazione della torcia migliorato con l'illuminazione dinamica. Sembra praticamente illumino, ecco. Illumino fa più luce. E sono morto là. Capita. Purtroppo. Potete anche adesso finalmente scendere senza rompervi, perché c'è il sistema di jetpack che vi salva. No, non esiste un nome, cioè,
Questo è Star Citizen 4.0. Ovviamente build 11.05. Anche vedete, come potete notare, finalmente i panel in 30, 360p e non in 4K, sempre per diminuire la pesantezza, diciamo, data dalla scheda grafica. Sistema audio tridimensionale. Sentite? Il giro verso sinistra, verso destra. Sistema audio 7.1 che potete anche sfruttare dalle vostre cuffie. Se vi allontanate, infatti, non si sente. Ecco, appunto. Allora, sistema di corsa molto migliorato, non c'è più neanche la stamina, rimossa completamente, perché andava due volte su tre. Purtroppo qua. Ma che ho! Purtroppo non abbiamo i soldi per acquistarsi, insomma, com'è che si chiama questo? La nave dentro alla Andromeda. Docking B. Ecco, nuova tessellazione anche per quanto riguarda, vedete gli effetti anche atmosferici. Ecco, hanno rimosso ovviamente quel dettaglio che insomma rallentava almeno sui 2-3 frame al secondo per quanto riguarda le impronte sulla sabbia o sui pianeti. E non ci saranno più. Però vedete questo nuovo effetto, insomma, sabbia stile deserto. Molto originale, come devo dire. Foglie di fieno, insomma, in 2D caricate, stile Skyrim. Ah, ovviamente non vi ho detto la novità principale, è stato cambiato anche appunto proprio l'engine, non sarà più Star Engine, ma sarà praticamente quello di Bethesda. Anzi, scusate, no, no, ho confuso. Unity 3D, quindi totalmente free. Stanno acquistando, diciamo, dai 20-25 pacchi al mese, in base ovviamente al crowdfunding che fa agli abbonamenti attivi della gente, dei vari backers. E stanno acquistando appunto questi pacchetti dal valore di 50-60 dollari direttamente sullo store di Unity per implementare tutte le varie feature che arriveranno poi al completo sulla 4.0. Bene, signori, adesso io non posso farvi vedere più di tanto perché ovviamente si tratta sempre di una build in alfa, quindi rischierei veramente di creare, diciamo, appunto quel chiacchiericcio, diciamo, di tossicità, misto tossicità poi sullo Spectrum, quindi eviterei, insomma, di farvi vedere troppo, anche perché, ripeto, questa è una build alla 0.1, perché la 4.0 hanno deciso proprio di resettare completamente e, diciamo, tutto quello che è stato fatto in circa 12-13 anni di sviluppo. Bene, signori, vi ringrazio per essere rimasti qui, insomma, a vedere in anteprima mondiale questo
questa 4.0. Spero, insomma, di avervi suscitato maggiormente quel friccericcio per quanto riguarda l'hype post CitizenCon. Noi, insomma, siamo qui, mi includo anch'io, perché adesso sono entrato come membro, diciamo, onorario della CIG, quindi se avete bisogno di chiedermi delle domande, insomma, io rimango disponibile su Discord. Vi potete aggiungere con punto esclamativo Discord al mio Discord, appunto, per continuare la discussione privatamente di questa 4.0. Bene, signori e signori, io vi saluto, è stato veramente un piacere. Buona domenica, buon pranzo e see you in verse.